Oggi vi voglio parlare di pneumatici. Riaffrontiamo questo discorso, questo argomento per diversi motivi. Seguitemi bene perché cercherò di snocciolarvi tutto quello che so, quello che è di mia conoscenza. Chiaramente non posso dire di essere un esperto, però tanti puntini su lì sono riuscito a mettere su questo argomento e cercherò di esporvi tutto quello che so, sperando di non scordarmi niente e di dirlo in maniera più comprensibile possibile. Quindi non gergo tecnico, ma un gergo che tutti riescano a capirlo. Prima di tutto vi chiedo, se vi piace il canale, di supportarmi. Supportarmi in che maniera? Lo fate iscrivendovi semplicemente al canale. Non costa niente, non ha nessun costo, quindi basta cliccare sotto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. Se riuscite, magari anche un commento sarebbe benvenuto, così capisco se faccio dei video molto piacevoli oppure ci sono dei problemi e posso sempre migliorarmi. E questo è un gesto che per voi è piccolissimo, veramente vi basta un millisecondo, per me invece è molto molto importante. Bene, da questa postazione che sto avendo in questi ultimi giorni, perché mi piace stare così di traverso sulla dinette, iniziamo col video. Allora, vi posso dire che sto iniziando, in realtà sto cercando un contatto con la Michelin. Ho iniziato in autunno a contattarli, non ci sono mai riuscito. Alla fine ho avuto un contatto di una persona particolare, tramite una persona che mi ha passato questo contatto. E forse siamo alla volta giusta. Se riesco, mi piacerebbe fare un'intervista a lui, che è un tecnico, per avere tanti apporti tecnici, avere notizie, diciamo, certe e qualificate da una persona che sa di questi argomenti. Visto l'inserimento in gamma del pneumatico Cross Climate, che è un 4 stagioni, apposito per camper. Perché vi parlo di pneumatici in questo momento? Perché siamo nella stagione del cambio tra le invernali e le estive, oppure una stagione in cui tanti riprendono il camper perché inizia la bella stagione dopo aver magari fatto molti mesi di fermo. E poi cos'è che succede ora? Inizia la stagione del mi è scoppiata una gomma ed ho distrutto mezzo camper. Eh sì, chiaramente, avendo intorno al pneumatico tutta plastica, un po' di resina, un po' di compensato, del polistirolo, attaccato tutto con due vitine. E che volete che resista? Il camper si distrugge con una botta del genere. È facilissimo perché è troppo delicato. Iniziamo già a vedere sui vari social i primi post e siamo solo all'inizio. Più sarà caldo, più questo problema sarà evidente e chiaramente sarà più all'ordine del giorno. Ed ogni anno si ripete costantemente la stessa cosa. Perché dobbiamo farlo ripetere? Cerchiamo una soluzione. Chiaro, a volte succede che lo scoppia a causa di una foratura, perde pressione pneumatico, si surriscalda, scoppia. Può succedere. O magari un colpo preso da una buca, un urto con qualcosa sulla strada. È successo, mi è successo anche a me col furgone. Aver preso un pezzo d'acciaio e mi è scoppiata la gomma, me l'ha tagliata. Però spesso questo problema è voluto. Ce lo andiamo a... No, anzi, ve lo andate a cercare. Poi io non è che sono salvo. Cerco solo nella mia maniera di prevenirlo. Poi magari capiterà anche a me, eh? Facciamo ricordo, speriamo di no. Però diciamo, cerco di prendere tutti gli accorgimenti in maniera che non succeda. Partiamo dal fatto che vedere le foto dei pneumatici scoppiati non è una bella scena. Pavimenti sfondati, bandelle laterali, gli archi del passaruota, i paraurti posteriore completamente strappati via e distrutti. Cavolo, i cablaggi che passano lungo il telaio sotto divelti, strappati, le stufe, i piatti doccia, i boiler, tutto quello che c'è danneggiato, serbatoi rotti. Cavolo, quanti danni! Sono veramente tanti, sono migliaia e migliaia di euro ogni volta. Sempre che, attenzione, che si riesca a rimanere in strada ed accostare e non fare altri danni. Mettiamo che durante lo scoppio si sbanda, si urtano altre auto, altre cose, o magari ci si ribalta. Cioè, può andare veramente, veramente male a finire questa cosa. I pneumatici più sottoposti a questo problema, chiaramente, sono i pneumatici posteriori. Dei camper che non hanno il gemellato. Ora, la trazione posteriore col gemellato è
diciamo, difficile da trovare ormai perché si ha solo sui vecchi Transit, mentre ormai sia il Transit nuovo che Ducato sono tutti con le gomme singole dietro, quindi non c'è più il gemellato. Questo problema si ha nelle versioni semi-integrali, mansardati, motorhome, più facile per chi ha il cerchio di 15, meno facile che succeda per chi ha il cerchio di 16 perché ha un diametro superiore e si riscalda molto meno, mentre chiaramente i pneumatici anteriori sono quasi esenti da questo problema. E quali sono i fattori che incidono su questo problema? Senza dubbio, il più grande problema è il peso sull'asse posteriore. È il problema decisivo. Il fatto di avere uno sbalzo in cui sviluppiamo garage, quindi il creatore del camper mette in fondo al camper il garage, il bel portellone, dove possiamo caricare tutto. È appetibile caricare lì perché torna tanto bene. Questo però, attenzione, perché altera molto il baricentro, che si sposta completamente indietro. E tutto lo sforzo va a pesare sull'asse posteriore. Quest'asse posteriore funge un pochino da fulcro, tutto ruota intorno a quest'asse posteriore e più si carica dietro e più tramite il fulcro dell'asse posteriore più si scarica l'asse anteriore. Ecco perché i pneumatici anteriori sono meno soggetti a problemi, perché si scaricano del peso, mentre si carica tutto sull'asse posteriore. Cosa, per esempio, che nei furgonati questo problema all'asse posteriore è pressoché nullo, perché avendo una struttura fisica del furgone e non avendo uno sbalzo importante, chiaramente se non è che si mette un portamoto, allora lì già il discorso cambia. Comunque, non avendo uno sbalzo molto grosso al posteriore, il peso è più distribuito uniformemente su tutti e quattro pneumatici. E comunque, diciamo che anche se è più peso dietro, ma non granché, e mettiamo che scoppi lo stesso pneumatico. Intorno al pneumatico c'è del metallo, c'è il paraurti, c'è l'archettino passaruota, però sono tutte cose che costano poco e poi comunque c'è il metallo. Grandi danni non si fanno mai. È veramente difficile fare un grosso danno con un furgone. Invece con un camper, così come il mio, come tanti altri, porca miseria, il danno è grosso. Diciamo che andrebbe proposto agli allestitori, invece di mettere un passerotino in plastica, che viene messo un archettino passaruota in plastica, venisse almeno la parte intorno al pneumatico messa in metallo, con uno slargo davanti, dietro e nella parte centrale, in maniera che questo metallo protegga tutto. Sarebbe una cosa da valutare e chiederlo proprio. È un peso in più, però questa è una cosa importante. Altro problema dei pneumatici sono è il fermo per molti mesi. Stare fermi col camper nella stessa posizione, il pneumatico fermo nello stesso punto per mesi, crea dei problemi alle tele, che tendono chiaramente, stando fermi nello stesso posto, a deformarsi e a prendere questa forma. Poi, dopo, quando tu alterni lunghe soste, lunghe percorrenze, quindi pneumatico che si scalda a alte temperature, diciamo che il pneumatico tende a creare dei problemi di resistenza in queste tele perché prendono delle deformazioni. Ci sono dei pneumatici che sono adatti a questo uso e dei pneumatici che non sono studiati per questo uso. Altro problema, per esempio, sono le pressioni insufficienti e queste sono causa di surriscaldamento. Infatti, più si sgonfia il pneumatico, quindi più abbiamo una pressione bassa, invece del 5,5 lo teniamo a 4,5, a 4, più il pneumatico appoggia male a terra, quindi ha una sagoma a terra diversa, non è perfetta, quindi lavora magari essendo sgonfio solo sui bordi e crea una resistenza maggiore, quindi si scalda molto di più e aumenta la pressione e quindi c'è il pericolo di scoppio. Un altro fattore che spesso viene scordato, diciamo, non ce ne ricordiamo, è l'esposizione al sole, al salmastro, al gelo, all'usura, ai colpi inferti, dalle buche che si trovano. No, in Italia non ci sono buche, no, cavolo, altro che se ci sono buche. In Italia, diciamo, le buche sono disponibili ovunque in quantità industriale, senza problemi, le troviamo da tutte le parti. A volte sono delle buche talmente grosse che ci si entra proprio dentro con tutto il campo e poi si esce dall'altra parte. Quindi sono dei grossi danni perché sono dei bei colpi ai pneumatici. Poi ci sono i dossi, i sassi sulla strada che prendiamo mentre viaggiamo, i passaggi a livello, gli stacchi dei ponti in autostrada.
un'infinità. Pensate che vita di fa il pneumatico. Ragazzi, ma fa veramente una vita schifosa il pneumatico. E ricordate che in questa vita schifosa è lui il sistema che vi tiene incollati a terra, che vi fa stare in carreggiata, vi permette la trazione, il grip in frenata. Sì, lo so che ci sono anche altri componenti, ci sono gli assi, ci sono le pinze dei freni, i dischi dei freni, i semiassi, eccetera, eccetera. Però quello che veramente va al contatto del suolo e il veicolo, lì nel mezzo, il primo approccio al suolo è il pneumatico. Quindi ricopre un ruolo decisivo. Beh, a questo punto vi vorrei dire qualche tecnica, qualche consiglio per come evitare questi problemi. Cercare di evitare, chiaramente non è una scienza esatta. In realtà si cerca di evitarli con, diciamo, degli accorgimenti. Per esempio, il consiglio più grosso: non compriamo pneumatici economici. Per i camper ci vogliono gli specifici camper. Io i migliori, come già ho fatto in altri video, come ho già detto, quelli che io monto sono i Michelin. Non c'è alcun dubbio, i Michelin sono i migliori. Sono progettati per sopportare lunghi fermi, per non danneggiarsi le tele durante le soste e i rimessaggi. Sono studiati per progettare per Non progettare per sopportare grandi carichi, sono progettati per sopportare grandi temperature, pressioni molto alte. Infatti, con i camping sono obbligatori le valvole in metallo perché si possono gonfiare a delle pressioni molto superiori e quindi sono i pneumatici migliori. Per i furgoni, come ho detto, il discorso cambia, ok? È un altro discorso. Mentre per i camper generici come lo qua, semi-integrale, mansardato, motorhome, il discorso ci vuole i camping perché abbiamo il garage e quindi è peso dietro. E come dicevo, c'è il garage dietro e quindi cerchiamo di non caricare troppo il garage. Non carichiamolo troppo, cerchiamo di tenerlo leggero, avremo una guida migliore, una stabilità migliore, quindi cerchiamo di non caricarlo troppo. Le sospensioni aggiuntive non rimediano il problema, rimediano solo all'altezza da terra, ma il baricentro, il peso sulle ruote non cambia niente. Anche se hai le sospensioni posteriori, non cambia niente. È uguale. Altro consiglio: teniamo una pressione adeguata e non cadiamo nella grande cavolata di, come dicono tanti, io gonfio meno, così scoppia meno. In realtà, come ho detto, un pneumatico che è meno gonfio, ok, si surriscalda di più il battistrada e l'aria si espande, creando una pressione maggiore, e quindi creando una pressione maggiore, un surriscaldamento maggiore, il pericolo è molto più alto, senza tener conto della tenuta di strada, che è molto inferiore, e una trazione inferiore, perché chiaramente il pneumatico non appoggia in maniera corretta al suolo. Altro consiglio: cerchiamo di muovere spesso il camper. Non stiamo fermi dei mesi nello stesso punto. Non fa bene al pneumatico, anche se è progettato per quello, non fa bene. Meglio magari spostarlo ogni 15 giorni, ogni 2 settimane. Basta anche spostarlo di 10-15 cm per cambiare il punto d'appoggio e il pneumatico vi ringrazierà. Cerchiamo ad esempio, se l'abbiamo fuori ed è esposto al sole, di evitargli il raggio del sole sul pneumatico. Sarebbe anche questo buono perché il sole chiaramente mangia la gomma e diciamo la fa seccare. Su questo devo dire che anch'io pecco perché mi scordo spesso di coprirlo. Ho preso delle coperture per le ruote e poi mi scordo spesso di metterle. Però sarebbe, diciamo, una buona cosa metterle. Comunque io il camper, diciamo, al massimo ogni 15 giorni si muove, quindi sta veramente poco poco fermo. Altro consiglio è una supplica: non teniamo i pneumatici invernali in estate, vi prego, toglieteli. I pneumatici invernali d'estate non vanno bene, vanno tolti, come i pneumatici economici di marche XY non li tenete perché sono dei pneumatici economici e scoppiano. Magari sotto un furgone che viaggia quasi sempre scarico non hanno problemi. Su un camper che è sempre sovrappeso, 36, 37, 38, 40 quintali, non ce la fanno. Poi le tenete fermi, mi muovete, caldo, una pressione magari sbagliata, non ce la fanno, non li montate. Pecco
penso a questo punto di avervi detto tutto. Spero di sì, che sono andato un pochino a braccio, mi sono fatto due appunti, ma sono andato molto a braccio, quindi penso di averlo fatto, comunque aver detto tutto il necessario. Comunque, quello che vi voglio dire alla fine, quando vedete un post di un pneumatico scoppiato, guardate le foto, guardate la marca, ok? O sono economiche e lì ve la cercate. Perché se monti un pneumatico economico, lo sai, te la cerchi e lo scoppio è normale che ci sia. Oppure magari sono delle versioni camping e sono sempre le stesse. Non posso dire la marca, se no magari mi prendo una denuncia. Comunque state attenti e guardate, ci sono dei pneumatici che sono camping e spesso e volentieri, molto spesso e volentieri, si vede che sono scoppiate e non sono le Michelin. Le Michelin, sinceramente, qualche volta sono apparse, devo dire che tempo fa ho fatto una bella ricerca su tutti i post, mi sono messo a cercare per vedere un po' i pneumatici che scoppiavano di più e quindi mi sono fatto un po' di storico per poter dire queste cose e devo dire qualche Michelin è apparso, sinceramente è il disegno quello vecchio e ben riconoscibile delle camping che devo dire che sono oltre 12 anni che non viene più prodotto. Quindi, come si può tenere un pneumatico così vecchio sotto il camper? Oltre 12 anni che non viene prodotto, vuol dire che almeno è 12 anni che è sotto quel camper. Magari andrebbe cambiato, ok? Michelin te ne dà anche un po' di più di anni, a quanto so, mi hanno detto circa 8 anni. Però, ragazzi, stiamo un pochino accorti perché fare un danno si fa presto. Quindi un pneumatico di oltre 12 anni se scoppia. Beh, a questo punto penso di avervi detto proprio tutto. Montate pneumatici buoni, non ve ne pentirete mai. Sì, spenderete magari sul treno 300 euro di più, però avrete la sicurezza. La sicurezza di aver detto: io ci ho provato, ho messo pneumatici migliori, questi non devono dar problemi. Se mi è successo, porca miseria, sfiga. Quindi state attenti. Io vi ho dato qualche consiglio, spero che li seguiate, qualche consiglio. Se ho sbagliato qualcosa, me lo scrivete nei commenti come al solito. Non c'è nessun problema, rispondo a tutti. E se ho sbagliato, ditemelo perché magari l'ho detto male. Come ho detto prima, l'ho fatto un pochino a braccio il video, magari ho detto male qualcosa. Però spero di aver detto tutto in maniera corretta. Spero anche questa volta di avervi dato qualche buon consiglio, qualche buono spunto. E ciao ragazzi, alla prossima!